Una 3 giorni dedicata alla canzone d'autore, dove la musica napoletana si coniuga al jazz. Un evento nato per rendere omaggio ad Ugo Calise, musicista di Oratino ma ischitano d'adozione. Dal 30 luglio al 2 agosto Oratino ospiterà il primo festival della canzone d'autore dedicato a Calise, coinvolgendo talenti musicali provenienti da tutta Italia. L'evento culminerà col gemellaggio tra il paese molisano e l'isola di Ischia. Il festival è stato organizzato dal comune di Oratino, dall'associazione culturale Arturo Giovannitti, dalla Proloco col patrocinio della regione. Non solo un evento per omaggiare Calise, ma anche per celebrare i giovani talenti in gara. L'evento dell'anno scorso è stato un evento per festeggiare, per omaggiare Calise nel ventennale della sua scomparsa, visto che lui era di Oratino, nato ad Oratino, però ha vissuto per anni ad Ischia e a Roma. Quest'anno appunto l'idea è quella di organizzare questo concorso musicale che porterà ad Oratino dei giovani cantatori che potranno quindi contendersi il premio finale, che verrà poi oltre che ad Oratino premiato anche ad Ischia, al premio Calise, Ischia con il quale, appunto, con la quale città siamo in contatto per un gemellaggio. Giovanni Bloch è il direttore artistico del Festival della Canzone d'Autore Ugo Calise, che si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto ad Oratino. Sì, vi aspettiamo, siamo ad Oratino, ci sono tantissimi cantautori, alcuni sono in gara, altri sono lì ad ascoltare e a suonare il pomeriggio per le persone. Sarà 3 giorni di musica totale, quindi vi aspettiamo, accorrete. Cosa propone il palinsesto di questi 3 giorni? Propone cantautori emergenti e stiamo valutando anche di portare qualche ospite come padrino. Quindi vediamo di organizzarci nei prossimi giorni facendo le nostre scelte artistiche. Musica jazz che si coniuga alla musica napoletana. Come la tradizione di Ugo Calise, che è uno dei primi cantautori a sperimentare questo crossover, questa fusione tra canzone e jazz. Carosone, Calise, tutte testimonianze di questo tipo.